Poi avremo modo invece di andare a rivedere in questo gruppo di pattinatori che sono impegnati qui al Trofeo Bompard Brian Joubert, che invece non aveva concluso la sua prova e nel primo Grand Prix al quale era stato assegnato, e adesso invece è tornato in gara. Del resto lo diciamo, quest'anno per Joubert un anno complicato, iniziato proprio con il problema della pista di Poitiers che ha chiuso proprio a settembre. Ma allora vi dico subito che saranno i partecipanti, mentre vediamo Jilin Wang già pronto, Shafik Besseguier, Nanson, Jorik Hendrix, Takahito Mura, Brian Joubert, Thomas Werner, Florent Amodio, Jeremy Abbott. Tolup, questo è Pout. Ormai questo sta diventando un elemento obbligatorio per tutti gli atleti. Se un atleta non riesce a presentare un quadruplo, purtroppo inizia a essere messo un po' fuori da quello che sono i circuiti internazionali. Approfittiamo di questo atleta cinese anche per fare un po' l'elenco di quelli che sono gli elementi tecnici che devono eseguire. Allora, hanno sicuramente un salto da solo, preceduto da passi, un triplo axel, una combinazione di salti, tre trottole e la sequenza di passi. In questo caso abbiamo visto la trottola d'angelo con le diverse difficoltà che vanno a determinare i livelli, cambi di posizione, cambi di filo. Questa è stata la combinata, vedete come è entrata, ha fatto la posizione angelo, la posizione bassa, una variazione della posizione bassa. Il salto per cambiare piede, quindi un'altra caratteristica che va a incrementare il livello, e un'altra posizione difficile, posizione upright, cioè la posizione tesa in piedi. Triple Lutz, due togli. Ecco la combinazione. Di passi. La prova di Jilin Wang, l'atleta cinese che avevamo già visto alla Cup of China a Shanghai, dove aveva ottenuto una settima posizione. Vedremo se con questo score sarà andato un po' meglio di quanto fatto in Cina, dove aveva ottenuto 55,97. Fabrizio. Non mi è dispiaciuto per niente, perché ricordiamo che questi atleti che arrivano da paesi asiatici comunque sono veramente molto 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 forte per quello che riguarda un aspetto tecnico. Abbiamo visto che ha subito aperto il suo programma con questo quadruplo Tolup. Giustamente magari la maturità, l'esperienza non gli ha permesso di eseguirlo correttamente, perché ha presentato uno step out. Poi va a perdere un po' su quello che riguarda i components, però tutto sommato, eccolo qua, il dettaglio 1, 2, 3, 4, vedete step out per uscire. Questo solamente doppio l'axel quando deve essere presentato triplo, per cui qua avremo una detrazione sicuramente. Questo dettaglio sulla trottola, posizione difficile della trottola camera, vedete come il busto dell'atleta era completamente girato in torsione verso il soffitto, e questa è un'altra posizione di presa. Questo è il triplo Lutz, doppio Tolup. Abbiamo visto che sulla rincorsa di questo elemento ha avuto un breve sbilanciamento, secondo me. Allora, tecnicamente, come ho detto, tranne l'errore evidentissimo su quello che riguarda il triplo axel, che invece l'ha eseguito solamente doppio, soprattutto perché è grande errore, perché purtroppo sono elementi che in un circuito internazionale, se non li presenti con qualche minimo errore, vai veramente a perdere tantissimo.
non riesci neanche più a essere competitivo per un certo punto di vista. Invece qua vediamo Trottole, secondo me, eseguite parecchio bene la sequenza di passi, che c'è stato un incremento, un crescendo di intensità, e a livello tecnico mi sembrava parecchio abbastanza convincente. Allora aspettiamo questo punteggio, lo ricordiamo, aveva proprio fatto l'ultimo short alla Cup of China con 55,97. Guarda che attesa. Allora, è andato assolutamente meglio per quanto riguarda il tecnico, guarda 34 e 44, poi 31 e 33 per il compone, 65 e 77. Se pensate alla Cup of China, aveva avuto nel tecnico 25,86, nei components 31,11, quindi diciamo che nei components è rimasto, è una conferma, però nel tecnico insomma c'è un ottimo balzo in avanti. Perché poi vediamo come in Cup of China, proprio per quello che riguarda il punteggio tecnico, che aveva perso tutte le varie posizioni.